Una vita spesa al servizio degli altri, una missione che ha attraversato le strade della povertà e dell'emarginazione per portare luce e speranza. Don Luigi Ciotti, il prete di strada, ha ricevuto l'onorificenza dell'Ordine al Merito Guido II degli Aplutini, consegnatagli dall'Università degli Studi di Teramo. Ma non la dà a me perché io sono una piccola cosa, la dà a una realtà che io rappresento che è un noi. Il Gruppo Abele che compie fra qualche mese i 60 anni del suo percorso, quindi la vicinanza alle fragilità, alla fatica, alla sofferenza, alla marginalità di tante persone. E a Libera che fra un anno compie 30 anni del suo percorso, che è un'associazione di associazioni. Quindi nella mia persona c'è un noi, non c'è un io. Diffidate dei navigatori solitari. È solo unendo un po' le nostre forze che diventiamo una forza etica, sociale, culturale, anche politica nel senso del servizio per il bene comune. L'onorificenza che prende il nome dal vescovo che nel 1165 garantì ai teramani diritti di libertà personale e di possesso viene conferita a figure che si sono distinte per il loro impegno sociale, civile e culturale. Tra i precedenti insigniti troviamo personalità del calibro di Giovanni Legnini, Paolo De Castro, Emma Bonino, Luigi Savini e Antonio Zichichi. Don Ciotti nel suo intervento ha voluto anche lanciare un invito alla società moderna. E ascoltarli, questi ragazzi rappresentano una linfa nuova, sono ragazzi che vivono la novità di questo mondo e chiedono di essere ascoltati soprattutto, ma anche di essere riconosciuti. È una società che deve sapere accogliere le loro istanze, i loro dubbi, i loro interrogativi, anche le loro fragilità.